Ciao amici di ProMirrorless. Ciao ragazzi. Oggi parleremo del 35mm 1.4 Art Sigma su Sony, Sony A7 III, del 17 1.2 sullo Impulse OM1 Mark II, esatto, e del 23 1.4 Fusi sull'XT3. Bene, adesso andiamo, vi spieghiamo in macchina cosa abbiamo in mente. Andiamo Roberto, venite con noi. Eccoci qua Roberto. Andiamo. Oggi tra l'altro fa anche freschetto. E beh, è ovvio. Era ora. Ok ragazzi, andiamo e vi spieghiamo cosa abbiamo in mente. Allora, spieghiamo ai nostri amici quell'idea diabolica abbiamo in mente questa mattina. Sì, che poi è un'idea che alla fine è una richiesta dei nostri amici lettori, cioè. Sì. Allora, molti ci arrivano, come potete immaginare, ci arrivano veramente tante email, magari anche a volte commenti sotto direttamente i video, ma insomma ci arrivano delle email sul nostro portale promirrorless.it. Una delle tante, tra le tante domande che voi amici ci fate, una delle domande amletiche, sì, proprio un dubbio esistenziale, dubbio amletico, sì, certo, che però comprendiamo, non è una battuta, no, capiamo insomma la questione, ma dice: io sarei tentato ad esempio di prendere un micro 4/3, sarei tentato di prendere un APS-C, cioè in sostanza sarei interessato a magari fare anche un downgrade in termini di dimensioni, di peso, eccetera. Ma il problema che molti si pongono è: ma la qualità del file finale, ad esempio se io faccio del paesaggio, ok, con sensori più piccoli, è la stessa di un full frame? Oppure quanto è inferiore? Oppure quanto è inferiore, se è inferiore quanto di quanto? E l'altra domanda ancora più frequente è il discorso dello sfocato, cioè... Quello che poi è il look dell'immagine, cioè molti ci chiedono: ma se noi, se io ad esempio acquistassi un'ottica iperluminosa per il micro 4/3 piuttosto che per l'APS-C, riesco ad avere un look insomma generale dell'immagine che in qualche modo si avvicina a quello di un full frame? In effetti poi le case sia micro 4/3 che APS-C hanno sfornato comunque ottiche iperluminose di grandissima qualità. 4/3, Olympus ha fatto una serie di 1.2, quindi una serie proprio strepitosa di 1.2, sì, per cercare di equilibrare un po' la cosa. Esatto. Allora noi era un po' che ci promettevamo di fare questo video. E chi ci ragionavamo, anche perché fare un test di questo tipo è un po' complicato, come potete immaginare. Allora abbiamo deciso di farlo, ci avventuriamo in questa selva oscura, no? Come direbbe Dante. Meno male che c'è bello. Meno male che c'è bello, almeno stiamo andando verso... A Parma c'era una nebbia terrificante, andiamo verso gli Appennini e tiriamo fuori la testa. Allora ragazzi, vi diciamo un po' cosa abbiamo pensato e come vorremmo fare questo test. Allora, prima di tutto abbiamo pensato di utilizzare come focale il 35 mm e equivalente 35 mm, 17 per 1.4/3 e 23 per APS-C. Perché il 35 mm? Perché è una delle focali, diciamo semi-grandangolari, in cui la differenza di look dell'immagine tra full frame, 1.4/3 e APS-C si nota maggiormente. Cioè, se io prendo un 25 mm 1.4, ad esempio di Olympus, o addirittura 1.2, cioè già il 25 mm, cioè l'equivalente 50 mm full frame, mi dà comunque un look, Roberto, sì, piuttosto... perché comunque tende a staccare di più i piani. Esatto, quindi comunque quello sfocato piacevole ce l'abbiamo. Il problema è quando noi scendiamo sotto il 50 mm, lì, esatto, cominciamo ad avere una profondità di campo, soprattutto con il 1.4/3, tale che effettivamente il look dell'immagine tra un full frame e il 1.4/3 è piuttosto diversa, no? Allora, quindi abbiamo detto: bene, utilizziamo il 35 mm, quindi partiamo dal 35 mm e abbiamo scelto come ottiche, direi, delle perle, il 35 1.4 Art della Sigma, Roberto, che ogni volta, cioè, si gode solo a vedere le immagini. Poi c'è il 17 mm 1.2 1.4/3 Olympus,
semplicemente fantastiche. È il vecchio ma sempre valido 23-1.4 Fuji. Esatto, il 23-1.4 Fuji, strepitosa anche questa lente, quindi lenti eccezionali. In realtà non valutiamole oggi le lenti, Roberto, cioè, no, assolutamente. Non ci interessa vedere se una è meglio o l'altra, sono tutte strepitose, ragazzi, cioè lo sapete, se vi siete un po' informati lo saprete sicuramente. Oggi vogliamo valutare il look dell'immagine, ci interessa vedere se soprattutto in stampa, perché alla fine poi di tutta questa catena è utile farci delle pippe davanti al monitor, grandamente al 100-200%, bisogna vedere la stampa fatta. Ma anche perché, cioè, io, tu sai che io faccio corsi dallo scatto alla stampa fine art, mi occupo di stampa ormai da più di 10 anni. Io dico sempre, ma è inutile che il 100% non ha assolutamente senso, può aver senso solo se uno deve fare, non so, una selezione, quindi, oppure deve clonare qualcosa, allora bisogna dividere bene chiaramente cosa sta facendo, ma dal punto di vista della resa non ha assolutamente senso, tant'è che su Photoshop, se noi mettiamo visualizza dimensioni di stampa, ci rendiamo conto che non arriva neanche al 50% di ingrandimento. Quindi è inutile vedere al 100% le immagini, anche perché se io l'utilizzo sul web, Instagram e altre cose, al di là che c'è una compressione bestiale, ma poi le immagini sono piccole così, quindi non c'è assolutamente senso. Dov'è che ha senso, ragazzi? Su stampa, soprattutto stampa di grande formato. E dobbiamo ringraziare la SAL Digita, Roberto, perché un po' di tempo fa ci ha contattato e ci ha chiesto se avevamo voglia di provare la qualità dei loro prodotti, delle loro stampe. Noi ci eravamo ripromessi di farlo, perché la stampa è una cosa su cui noi crediamo tantissimo, e siamo convinti che veramente è lì che dovrebbe finire una foto. Sì, ragazzi, non tenete i file sul computer, stampate. Esatto, anche primo perché è un modo per conservarli al 100%. E anche per rendersi conto in effetti di quanto vale la nostra attrezzatura. Esatto, di quanto vale la nostra attrezzatura e di quanto valiamo noi come fotografi. Perché l'impatto di una stampa vista in totale, specialmente in grande formato, ti fa gustare veramente, ti fa apprezzare quello che è lo scatto stesso. Assolutamente, e soprattutto ci abitua a l'idea di creare delle opere, cioè di creare qualcosa, cioè creare significa fare qualcosa di materiale, no? Creare una nostra stampa, una nostra opera, e soprattutto ci allena tantissimo, io questo lo spiego molto bene durante i corsi, anche nella post-produzione, che spesso è dettata semplicemente da mi piace o non mi piace questo effetto, ma in realtà invece devi seguire altre logiche e altri canoni. Ma questo è un altro discorso, magari ne parleremo se vi interessa in un altro video, fatecelo sapere. Fatto sta che quindi abbiamo detto benissimo, Sal ci dà questa opportunità, Sal Digital, e la ringraziamo ancora per questa opportunità. Tra l'altro la Sal, oltre alle stampe, è di grande formato, fa anche stampa fine art, fa fotolibri, insomma offre diversi prodotti, ci prometteremo insomma di fare altri test, di verificarli, ma quindi detto stampiamo le immagini e così vediamo se complessivamente, ad esempio nella foto di ritratto un pochino ambientato, qual è il look finale dell'immagine, cioè non vado a ingrandire l'immagine, non vado a vedere se c'è un filo in più di dettaglio o meno, cioè voglio vedere il look dell'immagine complessiva. Che poi è il dubbio amletico di chi vuole acquistare dei formati ridotti. Esatto. Perché si chiede, se io prendo un micro 4 terzi, faccio uno scatto, avrò un look abbastanza simile all'equivalente su full frame, perché poi è quello il punto, no? Esatto. Anche perché si parla tanto di cose, di buche, di sfocato. Sì. E quindi si dovrebbe parlare, Roberto, anche di un estamento di prospettiva, insomma di altre cose. Lo vediamo. Limitiamoci a questo. Limitiamoci a questo per adesso. Sono d'accordo con te, Roberto. E poi a me molti durante i corsi spesso mi dicono: ma sai, il mio 4 terzi, ho paura che poi la qualità. Allora io gli sforno chiaramente le stampe, come dire carta canta, stampe di grande formato, per fargli vedere effettivamente che cosa si può ottenere o non si può ottenere, se ci sono delle differenze. Le vogliamo condividere con voi, ragazzi, questa esperienza, questo percorso, perché crediamo che sia interessante e istruttivo. Bravissimo Roberto, istruttivo. Allora vi diciamo, raccontiamo ai nostri amici come pensiamo di affrontare il test, ok? Test che, capite bene, essendo pieno di variabili ed incognite, abbiamo dovuto semplificare. Abbiamo cercato di toglierne un po', Di toglierne un po', perché sennò diventa troppo complicata la faccenda. Allora,
noi oggi praticamente, come vi ripeto, abbiamo scelto ottiche top su praticamente il top delle macchine fotografiche, quasi. La Sony A7 III non è il top di Sony, ma comunque è una macchina, no, la usiamo già, sempre come riferimento, come riferimento, quindi va bene. Più o meno i megapixel ci siamo, 24 contro 20 per il 1/4, i 4 megapixel, Roberto, fanno pochissimo la differenza. Comunque, fondamentalmente noi imposteremo le macchine in JPEG alla massima risoluzione, esatto, e alla minima compressione, ovviamente. Togliamo la riduzione al rumore. Togliamo la riduzione al rumore, scatteremo a ISO bassi, all'ISO nativi del sensore, in cui in teoria lavora meglio. Non metteremo nessuna DR o nessuna DRO, eccetera. Esatto, non andremo a lasceremo come profilo colore della fotocamera il standard o neutral, la seconda, sì, insomma, del modello. Cos'altro mi dimentico? Sembra che più o meno, insomma, il concetto, sì, è il JPEG. Allora, molti ci diranno sicuramente: perché in JPEG? Ma il file del full frame, magari riusciamo a spremerlo di più, a spremerlo di meno. Benissimo, cioè non diciamo di no. C'è un piccolo aspetto che dobbiamo ragionare, su cui dobbiamo ragionare, Roberto. Il primo di tutto è che in stampa andrà un JPEG, ok? Quindi in stampa si manda praticamente un JPEG, quindi questo è già una prima riflessione. Seconda riflessione, Roberto, che giustamente tu mi dicevi prima, dipende molto dal software di conversione, dal convertitore RAW, perché a seconda della macchina, poi sono discussioni, le avrete sicuramente viste sul web, sui vari forum, a seconda della macchina c'è chi dice, non so, Fuji funziona bene con Capture, funziona male con Lightroom, oppure funziona male con tutte e due, e sui paesaggi fai warm, che sarebbero quei vermetti sui verdi, Sony con, insomma, praticamente il convertitore in questo test influenzerebbe tantissimo. Quindi, per evitare questa influenza esterna, noi scattiamo in JPEG. Così la matematica è saltiamo quella, tutta la problematica del, esatto, convertitore. Del convertitore, la matematica è quella della interna del firmware che viene gestita dal processore direttamente dalla macchina. Si sfruttano appieno anche la resa cromatica nativa della fotocamera, quindi ci facciamo anche un'idea di com'è la resa, no, JPEG, se vogliamo. Sì, anche perché poi si dice sempre JPEG di Fuji è il top rispetto a Sony. Vediamo anche questo qui. Allora, il motivo per cui non mettiamo le DR auto, cose di questo tipo, ragazzi, è perché diventa un pochino, anche lì, un pochino complicato. Perché vai a imbrogliare quella che è la gamma dinamica della macchina. Ma oltre a questo, Roberto, è anche perché funzionano in maniera molto diversa. Cioè, sono concettualmente molto, sì, diversi. Utilizzeremo un esposimetro esterno della Seconic professionale per prendere la nostra esposizione. E la temperatura colore. E la temperatura colore con un apparecchio esterno, con un'app esterna, misureremo praticamente i gradi Kelvin e imposteremo gli stessi parametri. Quindi, diciamo, il bilanciamento del bianco sarà assolutamente uguale, impostato manualmente. L'esposizione sarà esterna, ovviamente faremo un check con l'istogramma della macchina per, certo, capire se c'è chiaramente troppa differenza, dovremo compensare con il tempo di scatto. Anche perché sapete tutti che molto spesso gli ISO dichiarati dalla macchina non sono poi quelli reali, no? Sì, quindi. Esatto. Quindi diciamo che questa è un po' la logica che noi vogliamo fare questa mattina come test. Ripeto, ragazzi, l'idea non è di valutare la qualità dell'immagine, intesa la nitidezza dell'ottica della macchina o cose di questo tipo. Cioè, l'idea è con ottiche di grande apertura, cioè molto luminose, riesco ad avere un look simi full frame anche con formati più piccoli, cioè APS-C 1/4, e poi con formati più piccoli posso ottenere delle stampe di grande formato. Tenete conto che parliamo di stampe 60x90, quindi stampe importanti che manderemo alla Sal Digital. Quindi posso ottenere delle stampe comunque, ad esempio nel paesaggio, dove la qualità deve essere chiaramente eccelsa, anche con sensori più piccoli. Bene, andiamo a fare i test, Roberto, e poi dopo vediamo che cosa esce fuori. Ok, stiamo andando. Oh, Roberto, eccoci arrivati. È un posto veramente splendido, luce, sì, luce, sì, luce da urlo, contrasto elevato, veramente, veramente elevato. Sarà interessante vedere i sensori come reagiscono, ma un posto bello, freschetto ma non eccessivo. Giornata stupenda. Giornata stupenda.
Allora, sei curioso un po' di questo test? Ah, io sono molto curioso di vedere poi le stampe, come Sì, saranno anch'io, alla soprattutto fine. le stampe, perché poi, come abbiamo detto, è lì che si vede il risultato finale. Stanno tagliando la legna, speriamo non ci arriva un albero sulla capocchia. Ok, ragazzi, dai, andiamo, venite con noi, andiamo a fare qualche prova, vi spieghiamo un po' passo passo quello che faremo, così anche voi avete idea di come pensiamo di procedere e poi giudicheremo le stampe appena arriveranno. Andiamo. Ok ragazzi, allora adesso faremo un ritratto a Roberto con tutte le fotocamere. Devo dire a Roberto che c'è freschetto, Madonna. In effetti non sembrava, ma c'è un freddo boia. Ok, allora faremo questi tre scatti con tutte e tre le fotocamere. Partiamo con l'Olympus, utilizziamo un esposimetro esterno, in questo caso il Seconic L508, imposto chiaramente il diaframma, la sensibilità ISO 200, perché l'Olympus è sensibilità nativa del sensore 200. Facciamo la nostra misurazione a luce incidente, ok, applichiamo un 1250esimo 1 e 2, ovviamente con questi diaframmi i tempi sono certo velocissimi. Altra cosa, misurazione invece della nostra temperatura colore, abbiamo scaricato un'app 7200-7250 gradi Kelvin, andiamo a postare questi valori sulle nostre fotocamere, andiamo. Allora Roberto, per sicurezza, intanto rifai per favore una misurazione, visto che la luce mi sembra cambiata. Ok, un 640esimo, 1 e 2, ISO 200, bilanciamento del bianco 7000 gradi Kelvin, non ci permette mettere 7200, e natural, poi abbiamo nitidezza 0, contrasto 0, saturazione 0, normal, quindi nessun aggiustamento della gamma, sRGB, perché andiamo in JPEG sRGB, riconoscimento del volto 0, stabilizzatore staccato, e direi che ci siamo. In impostazioni 640esimo, che fortuna, già ce l'avevamo, 1 e 2, ok, facciamo la verifica dello scatto, poi andiamo a scattare. Ok ragazzi, adesso facciamo lo scatto con la Sony il 35 1.4 Art. Allora vi faccio vedere, abbiamo impostato un 250esimo 1.4, ISO 100, abbiamo rifatto la misurazione perché chiaramente la luce cambia, ma cerchiamo di tenere fede anche all'istogramma. Le impostazioni 7000 gradi Kelvin, ok, neutral, DR off, quindi disattivato, riconoscimento del volto disattivato, in JPEG extra fine, siamo in manuale. Adesso faremo la messa a fuoco di precisione e poi facciamo il nostro scatto. Ok ragazzi, adesso vediamo la nostra Fuji, la nostra X-T3 col 23 mm 1.4, e faccio vedere le impostazioni. Abbiamo praticamente messo sempre JPEG fine, quindi la massima qualità, gradi Kelvin 7100 in realtà, perché 7000 non ce li dà la nostra Fuji, standard come profilo, risoluzione rumore meno 2, sharpening 0, colore 0, i toni alti e bassi 0, off per quanto riguarda il volto. Siamo in manuale abbiamo impostato, chiaramente misurando l'esposizione in base alla luce che cambia, a un 320esimo, vi faccio vedere qui, a un 320esimo 1.4, vedete l'istogramma è corretto, c'è solo un picco di luce che giustamente sono proprio il cielo dietro, che ormai è bucato a causa del contrasto che si è creato. Facciamo il fuoco. Thank you.
Ok, adesso facciamo la nostra foto di paesaggio, utilizzo l'esposimetro esterno per prendere la mia misurazione esposimetrica, un quindicesimo F11, siamo ISO 100 su full frame, abbiamo già misurato la temperatura colore come prima e siamo sui 6000 gradi Kelvin. Adesso andiamo a fare a controllare, siamo sempre JPEG, massima qualità, neutral, quindi DR off, quindi nessuna insomma impostazione particolare, sono nei JPEG con in modalità neutral, metto effetto la messa a fuoco, scatto ritardato, ok, andiamo, ok. Ok, benissimo. L'istogramma mi sembra piuttosto pieno, a posto, ok. Adesso utilizziamo la Fuji, abbiamo F8 come diaframma, 160 ISO, facciamo la misurazione, un trentesimo di secondo, ok, mettiamo a fuoco come prima, l'istogramma mi sembra a posto, scatto ritardato anche per la nostra Fuji. Ok, nostra foto con la Fuji fatta, controlliamo, benissimo. Allora, siamo qui con la nostra Olympus, allora abbiamo Natural, 6200 gradi Kelvin, scatto, il nostro scatto ritardato, ok, benissimo, ok, facciamo la misurazione 5-6 in questo caso di diaframma perché abbiamo un micro 4 terzi, stessa misurazione, ecco qui, ok, scatto ritardato, via. Andiamo. 4, 3, 2, 1. Ok, controlliamo lo scatto. Benissimo, ci siamo. Ok Roberto, eccoci di nuovo qui. Sì, ce l'abbiamo fatta a prendere del freddo anche oggi. Adesso riniziamo, cioè, riniziamo col freddo, come tolgo qua. E presto metterò sul cappellino. Infatti i nostri amici non vedono l'ora di rivedere il cappellino magico di Roberto. Oggi te l'avevo detto, ti prendo. Pensavo, vabbè. Allora, intanto ragazzi che torniamo verso casa, così poi scarichiamo le immagini e le mandiamo in stampa da Sal Digital. Allora Roberto, abbiamo dato un'occhiata un attimino agli scatti, sul display delle macchine, display quindi delle macchine. Vale quello che vale, oltretutto dopo tutto il discorso che abbiamo fatto, delle stampe per valutare eccetera, comunque un'idea, io almeno questa è la mia impressione, che tra micro 4 terzi e full frame, guardando il display della macchina, la differenza c'è, sì. È tangibile, ho notato anche che comunque il micro 4 terzi 17.1.2 dell'Olympus vignetta meno, e quindi già la vignettatura dell'1.4 del Sigma dà un look già un po' diverso della macchina. Sì, diciamo che immagine, no? Poi bisogna sempre, i display chiaramente ingannano, certo, molto, certo. Il display poi della Sony A7 III non è che sia favoloso, anzi. Però sono d'accordo con te che il look sembra un pochino più fotogenico, sì, quello del, sì, col 35.1.4 Sigma su full frame. L'APS-C sembra un po' una via di mezzo, paradossalmente, cioè in questo tipo di scatti a volte la vignettatura dà quella, sì, certo, quel valore in più, ti fa concentrare un pochino l'occhio. Sì, io non è che ho visto questa differenza pazzesca anche col micro 4 terzi, cioè
la differenza c'è, differenza di sfocato, c'è tutto quanto, però io non sono convinto che in stampa ci saranno. Questo, difatti, la prova che facciamo oggi è questa, vedere poi alla fine quando stampi quanta differenza c'è, e sì, se c'è differenza, se è percepibile, insomma. Sì, se è percepibile, anche se poi per fine è meglio uno o l'altro, perché poi non è detto che quella vignettatura monitor in stampa sia così fotogenica, sia così funzionale. Alle volte negativa. Alle volte negativa. È vero che la vignettatura, adesso noi abbiamo disattivato tutte le correzioni eccetera. Un'impostazione più corretta, più attenta del JPEG, ma noi stiamo più che altro dando un'idea, ci stiamo facendo un'idea un po' generale. Col JPEG puoi impostare la correzione della vignettatura, in post-produzione con il RAW puoi correggerla. Insomma, sono aspetti che diciamo ci interessano relativamente. Era più che altro vedere questo effetto pop-up, no? Che si ha con queste ottiche luminose, se effettivamente c'è, se sì, quanto. Vabbè, siamo curiosi. Andiamo. Allora, ragazzi, siamo rientrati alla base e come vedete dietro di noi ci sono dei mega poster, di mega stampe che finalmente Sal Digital ci ha mandato. Allora, Roberto, ci sarebbe moltissimo da dire, ragazzi, veramente tanto, non vogliamo farla troppo lunga, però vi diciamo un po' di cose che ci hanno colpito. Facciamo un po' il succo. Sì. Allora, prima di tutto, parliamo delle stampe, che poi una cosa che ci interessava, la qualità delle stampe. Ti sono piaciute? Sì, Sale, devo dire che lavora veramente bene, cioè è una delle poche rare volte che mandando una stampa un file in laboratorio, la stampa che ricevo è molto fedele a quella che vedevo poi su monitor. Sì. Fedele sia di luminosità che di crominanza, quindi... E non è una cosa frequente, assolutamente. No, non è una cosa frequente. Tra poi l'altro, Damiano, essendo uno stampatore fine art, quindi ha l'occhio abbastanza allenato su queste cose. Sì, tra l'altro, noi abbiamo fatto, anzi, una cosa che vi consigliamo, ragazzi, è chiaramente scaricatevi i profili colore, che in maniera molto professionale, non tutti i laboratori lo fanno, Sale ci dà la possibilità di andare sulla pagina, sul sito della Sale, saldigital.it, ci sono i profili colore, li scaricate, è semplicissimo, se avete Mac dovete metterli nella cartella Color Sync, nella libreria del disco, nella cartella Profile, li trascinate direttamente dentro, mentre con chiusa PC, tasto destro, installa profilo, quindi è molto facile. È una cosa che dovete fare, chiaramente, Roberto, lo diciamo sempre, se stampate e siete dei fotografi che amano stampare, e quindi io definisco completi, concedetemi il termine, è ovvio che il monitor, bisogna avere un monitor buono e calibrato, non solo adatto alla stampa, ma anche calibrato, quindi questa è una cosa molto importante, altrimenti se voi scaricate i profili, guardate col vostro laptop, che ha magari un gamut molto più limitato, cioè insomma... In effetti, Damiano, questo è un discorso importante, perché gente investe un sacco di soldi in attrezzatura e si dimentica... Che una parte importantissima di tutto il workflow fotografico è proprio il monitor. Sì, è come comprare una macchina, una Ferrari, ci metti le gomme lisce e poi dice: ma è una zoppia assoluta. È una zoppia assoluta. Il monitor fa parte del corredo fotografico per chi fa fotografia digitale, altrimenti, insomma, stampate in analogico e boh. Sicuramente, diciamo, noi volutamente abbiamo voluto testare Sal Digital anche dal punto di vista della rispondenza, appunto, della luminanza e della crominanza, cioè scattando in JPEG, quindi non abbiamo fatto assolutamente post-produzione, ragazzi, proprio zero, abbiamo semplicemente aperto i file, controllato il profilo colore e con l'intento di rendering che sempre Sal Digital ci dà, che può essere il percettivo o il colorimetrico. Abbiamo fatto un controllo di avvertimento gamma in Photoshop, dopodiché fatto praticamente questo per verificare che la carta scelta fosse una carta adatta, perché a volte se uno sceglie una carta opaca, il gamut... Quindi nel caso tu avessi visto del fuori gamut, cambiavi il tipo di carta? Sì, ci possono essere, diciamo, diverse strade. Adesso per farlo breve, o si sceglie una carta, diciamo, lucida, che in genere ha un gamut maggiore, oppure si post-produce il file cercando di far entrare i colori praticamente in gamma. È un discorso che non a caso durante il corso dello scatto alla stampa ne parlo molto, perché è un discorso molto importante. Però quello che abbiamo fatto ai fini di questo test è scattare in JPEG, così come vi abbiamo spiegato. Abbiamo aperto il file, dimensionato il file, controllato il profilo colore scaricato che abbiamo scaricato dal Sal Digital, impostato l'intento di rendering consigliato dal Sal Digital e poi abbiamo mandato i file in maniera molto semplice tramite la piattaforma, insomma, online di Sal Digital. Quindi il processo è molto semplice, per cui se uno stampa in JPEG
Sal Digital è un'ottima soluzione, perché devo dire che la resa della luminanza, della crominanza, è una delle migliori che abbiamo mai visto, fedele, sì. Sia su carta fine art che su carta normale. Questa è una Fujicolor glossy di alta qualità su base cellulosica, l'altra su base cotone. Quindi abbiamo testato due prodotti diversi, ma anche perché poi dopo lo approfondiremo, ci sono tre cromie molto diverse per le tre stampe, sì. Sono esattamente corrispondenti, esatto, a quelle che abbiamo visto su monitor, quindi esatto, anche sì, una lieve differenza comunque viene rispettata. Sì, ma lì c'è, sai Roberto, c'è un tema, il colore è un tema molto molto molto, è un po' un buco nero, nel senso un tema molto complesso, molto lungo, non è questa l'occasione per trattarlo in maniera approfondita. Il concetto è, quando noi impostiamo nella nostra macchina fotografica, anche scattando in JPEG, impostiamo i gradi Kelvin uguali, come abbiamo fatto, solo Fuji c'era uno shift di 100 gradi Kelvin avanti e dietro che non hanno rilevanza se non minimale. Quindi abbiamo messo bilanciamento del bianco non automatico, ma invece con i gradi Kelvin. Nonostante questo, applicando un profilo che era il Provia per Fuji, il Neutral per Sony e il Natural per Olympus. Sono venute fuori tre foto completamente diverse. La foto di Fuji molto più calda, la foto di Olympus all'opposto ciano, ciano vuol dire insomma fredda, sui toni azzurri, e abbiamo disattivato, Olympus c'è la possibilità di attivare i toni caldi, cioè una funzione nel menu, accesi, tieni accesi i toni caldi. Proprio per neutralizzare la sua resa. Probabilmente i costruttori Olympus sanno che diciamo c'è uno shift verso i toni freddi, hanno dato, infatti è di default, no? Nelle postazioni, certo, della macchina, che noi consigliamo di tenere attivo, tra l'altro. E in questo caso invece l'abbiamo disattivato proprio perché non volevamo nessun tipo di influenza, no? Effettivamente invece i toni caldi avrebbero aiutato, certo. Quindi comunque Sony invece vira un po' il magenta, vira in maniera sì, abbastanza palese sul magenta. Quindi ogni macchina con i suoi profili colore, perché quelli che sono, quando noi impostiamo Vivid, Neutral eccetera eccetera, Roberto, sono profili colore. Chiaramente in JPEG i profili colore vengono applicati, se noi invece scattiamo in RAW, il convertitore RAW si importa semplicemente il gamut, cioè si importa semplicemente Adobe RGB o sRGB che noi possiamo impostare dalla macchina. Siccome la stampa andava inviata in JPEG sRGB, noi abbiamo praticamente impostato già dalla macchina sRGB. Sì, poi abbiamo già detto che non abbiamo voluto influenzare la resa del file in maniera assoluta, perché a seconda del convertitore, esatto, il file si comporta in maniera diversa, quindi onde evitare poi polemiche di tutti i tipi, no? Sì. Perché quello che dice Roberto è assolutamente giusto, è vero, è normale che da questi file si poteva ottenere molto molto di più in post-produzione, pur tra l'altro i file comunque sono molto belli, le immagini sono già molto belle, per cui sfatiamo questo orrore, certo, verso il JPEG, certo, che certo, è anche una cosa, certo, un po' ridicola. Sicuramente col JPEG, col RAW, avremmo potuto spingere di più e gestire meglio, no, il file. Non l'abbiamo fatto perché il fine non è quanto malleabile è un file, quanto posso gestire il file come in file RAW. Il nostro fine era vedere il look generale dell'immagine, capire se anche con formati piccoli, tra virgolette, di sensore, si possono ottenere stampe grandi. Tenete conto che parliamo di stampe 60x90, 60x80 nel 4 terzi, quindi stampe grandi, non so quanti di voi hanno mai stampato una sleppa del genere, questo è un poster di fatto, no? Mentre in fine art era 60x40, per cui stampe grandi anche da un file, da un sensore, Roberto, piccolo, non ci sono nessun tipo di problemi. Penso che tu sia d'accordo, insomma, come resa. Assolutamente. E quello che fa la differenza, ragazzi, è la qualità dell'ottica, che è normale, più stampiamo grande, Roberto, più la qualità dell'ottica deve essere eccelsa, soprattutto per la resa ai bordi. Specialmente sul full frame. Aberrazioni cromatiche, sul full frame, che stressa i bordi, come giustamente dice Roberto, molto di più. Quindi, qualità dell'ottica e gestione del processo di lavoro, dallo scatto fino ovviamente alla stampa. In effetti, se si scatta in JPEG, si deve scattare con la mentalità analogica. Sì. Quindi devi inquadrare una scena che abbia un certo contrasto di luminosità, insomma, in maniera scattare tale che, cioè, sapendo quello che si sì, fa. Sì, sì, cioè la foto deve essere chiaramente finita, altrimenti e se uno ragiona in questo modo l'immagine è assolutamente piacevole, insomma, funziona. Quindi entrambe, secondo me, i costruttori offrono dei JPEG molto validi, anche la Sony, che è quella che in teoria poteva darci delle sorprese nel JPEG, in realtà il JPEG comunque è buono anche quello della Sony. Però parlando di Sony, parlando di Olympus, mm-hmm, eccetera, tu prima hai parlato del profilo colore in macchina, mm-hmm,
E abbiamo visto che ci sono tre profili diversi. Sì, tre shift. Ma se io dico voglio scattare in JPEG perché io non voglio utilizzare RAW, come faccio a correggere i profili? Va detto così, cioè, allora, guarda, se dici Sony Magenta, come faccio a tirare via il Magenta? Allora, questo qui ci sono due strade. In RAW, diciamo, la strada migliore, perfetta in assoluto, è quella di utilizzare un color checker, si crea un profilo colore da utilizzare poi con Lightroom e Camera RAW. Un discorso un po' lungo, adesso non sto qui a spiegarlo. In JPEG, invece, la cosa migliore è praticamente fare una foto in una condizione di luce controllata. Potete prendere, non so, ad esempio un LED, quindi una sola sorgente di luce, un LED a 5600 gradi Kelvin, faccio un esempio, create un set con tutti gli elementi colorati, giusto per avere, insomma, un'idea di più colori, con il nero, con il bianco anche inserito all'interno della scena, fate la foto in JPEG, lo mandate in impostati gradi Kelvin, sempre 5600 gradi Kelvin sulla macchina, e lo mandate praticamente stampa. Quando torna, se vedete uno shift cromatico, ovviamente questo discorso, Roberto, vale per quel tipo di laboratorio. Comunque anche lì la stampa se lo manda a SAL col profilo di quella carta, perché sennò... Certo, sì, va fatto. Quindi sempre non posso fare un controllo, faccio lo scatto, lo metto sul computer e guardo sul monitor. Allora, se si ha un monitor calibrato, sì, già sicuramente... È già qualcosa, perché abbiamo visto poi che quello che vediamo a monitor è esattamente quello che abbiamo visto in stampa. Sì, sì, certo, su un monitor fotografico calibrato... Certo. Per non fare un processo troppo lungo, che faccio lo scatto, che mando la stampa, che la corregge... Sai, il discorso è questo, che se è vero uno che dice, lo fai una volta. Ti scatta in JPEG perché di solito... punta già la stampa, dice ok, io bypasso la post-produzione, di fatto prendo la schedina e vado a stampare. Quindi il consiglio è affidatevi a un laboratorio, se è SAL Digital, SAL Digital, se è un altro laboratorio, vi affidate a quel laboratorio, fate un check con lo scatto che avete fatto e poi dopo impostate dalla macchina eventuali correzioni. Non a caso tutti i costruttori, Roberto, avete visto, ci danno la possibilità di fare delle variazioni su... Che nessuno usa, che nessuno usa, ma che in realtà ti permette di dare, non so, 3 punti di magenta, 2 punti di ciano, insomma, è una correzione un pochino avanzata, ma serve proprio per calibrare perfettamente... Consigliamo comunque di fare, è una cosa che... un po' difficile, però se uno scatta in JPEG è una cosa che assolutamente è consigliabile farlo. Ci sono anche dei metodi più sofisticati, si può aprire il file in Photoshop, in Quadricromia, in Lab, insomma adesso non facciamola troppo lunga, troppo complicata. Il concetto è che sicuramente il JPEG applica un profilo colore, ogni macchina ha una sua una sua predisposizione verso una tendenza cromatica e a seconda dell'interpretazione del costruttore. Sul discorso colore vi diciamo solo che dal nostro punto di vista i tre costruttori hanno gestito la questione colore in maniera diversa, cioè mentre Olympus e Sony hanno puntato più su un cercare di riprodurre in maniera neutra, che poi neutra non è, ma insomma in maniera più neutra prende il colore, Fuji secondo noi ha lavorato più su un aspetto percettivo del colore. Non a caso le immagini sono quelle che palesemente appaiono più piacevoli, più gradevoli, perché sono su in toni caldi. Quindi sono sicuramente più, come dire, Roberto, cioè sì, più piacevoli. Più piacevole. Però è anche vero che i colori, a dirla tutta, sono un po' innaturali rispetto a quello che c'era sulla scena. Ripeto, Fuji ha fatto questa scelta. C'è un profilo che è il Pro Negative Neutral, che assomiglia assomiglia un po' al Neutral di Olympus e di Sony. Comunque fondamentalmente quindi Fuji dal punto di vista del look dell'immagine, le stampe appaiono più calde, più piacevoli, così come avveniva sul monitor, di contro Olympus va sul ciano e invece Sony a livello di dettaglio lì proprio siamo vincolati all'ottica più che altro. Sai, il dettaglio, si sono comportate bene tutte e tre, Roberto, anche su stampe grandi. Quella che un pochino esce fuori è il Sony col 35 N4 Art, però lì vai a capire quanto dipende dall'impostazione di default del JPEG della macchina. Anche perché la stessa croccantezza che può dare l'elaborazione in macchina che cambia. Sì, magari il costruttore, insomma, il valore zero, perché noi abbiamo settato a zero tutte le macchine come nitidezza, ma magari lo zero di Fuji
ti dà un certo tipo di nitidezza, lo zero di, cioè, quindi sai, è difficile parlare comunque, di nitidezza. La domanda cruciale che era, con un piccolo formato posso fare grandi stampe? Assolutamente sì, sì, sì. Io guarda Roberto, durante i corsi... Lo sapevamo già, però... Sì, però era insomma un ulteriore test da mostrare anche ai nostri amici, dicevo, durante i corsi, no, io faccio, porto delle stampe anche più grandi di queste, scattate col micro 4 terzi, e, cioè comunque la resa è eccezionale, cioè non... È più il processo di lavoro, ragazzi, più come si scatta, come si gestisce il file, che non, e chiaramente l'ottica, soprattutto che si utilizza, che fa la differenza più che la dimensione del sensore. Quindi tranquilli, se volete scegliere i miei 4 terzi, non fatevi delle pare, perché in realtà non ci sono. Ovvio che se io prendo il medio formato Fuji, il super full frame, come l'hanno definito loro, è normale che un ingrandimento, insomma, viene gestito in maniera un pochino più in nonchalance. Stiamo parlando di grandi, grandi formati di stampa. Poi comunque si può fare anche col micro 4 terzi. Però il nostro, ripeto, il nostro pensiero era quello. Una grande stampa, che è un 60-90, 60-80, che è grandissima, posso farla col micro 4 terzi? Assolutamente sì, sì, tranquillamente. Ok, andiamo a vedere adesso la questione... L'altra questione. La questione... Buchen. Buchen. Sì, ve lo diciamo domande... subito, abbiamo due opinioni un po' diverse, sì, quindi partiamo dal presupposto. Il tema Buchen, con un micro 4 terzi o una APS-C, APS-C, micro 4 terzi, full frame, posso ottenere lo stesso Buchen con ottiche chiaramente molto luminose? Abbiamo utilizzato le ottiche più luminose che attualmente ci danno, almeno per il 35 mm. Aspettando l'F1 di Fuji. Vi ricordiamo, forse l'F1, quando arriverà, insomma, vi ricordiamo che abbiamo scelto la focale 35 mm, quindi 17 per Olympus e 23 per Fuji, 35 per full frame, perché? Perché, come abbiamo spiegato, sotto il 50 mm le differenze spesso diventano più marcate. Sopra dal 50 in su mm, sempre rapporto full frame, ci sono sempre le differenze, ma la percezione di effetto pop-up, cioè di sfocato, diventa via via sempre maggiore man mano che cresciamo con la focale, no? Cioè, se avessimo utilizzato il 90 mm 1.2 di Olympus, l'85 1.8 di Sony e il 56 1.2 di Fuji, cioè, comunque lo sfocato sarebbe stato notevole per entrambe. Ecco, questo è un po' il concetto. Molti ci dicono, almeno dai messaggi che ci mandate tramite via email oppure insomma dai video e così via, dice, il timore, dice, ma se utilizzo ottiche grandangolari o semigrandangolari come 35 mm, poi il bokeh non riesco ad averlo così pastoso, così piacevole, come faccio con il full frame. Allora, Roberto, c'è sta differenza? Per sì, me no? C'è, per me c'è. Cioè, nel senso che il full frame comunque, poi dopo faremo vedere dei particolari, ti dà un bokeh più cremoso. Il discorso è questo, perché dopo tu farai questo discorso. No, no, non anticipare, non metto in bocca. Vabbè, subito comunque, parole. Io col full frame ho la possibilità di farlo più o meno evidente questo bokeh. Io voglio il bokeh, lo sfocato, parliamo in italiano, lo sfocato, che va tanto di moda anche sui cellulari. Fanno i cellulari adesso con due, tre, quattro ottiche per fare lo stacco dei piani. Sì, con effetto comunque, con più, perché? Comunque, software. Comunque, perché? Perché comunque alle volte ti facilita anche la composizione, no? Nel senso, ho uno sfondo un po' confuso. Dopo dico la mia, ragazzi, certo. Lasciamolo parlare. Lasciamolo uno sfondo parlare. Un po' confuso, io per renderlo meno visibile, meno distraente, lo sfoco bene, quindi metto 1.4, buonanotte al secchio. E poi comunque ti dà un effetto più tridimensionale. Più tridimensionale. Non lo voglio col full frame, chiudo di un paio di stop e non ce l'ho. Sì. Vado alla parte opposta, col micro 4 terzi, più di quel tanto, parlando di lenti equivalenti da 50 in giù, sì, da 35 in giù, sì. Da 50 in giù, sì. Non lo posso fare, perché più di quel tanto, anche 1.2, c'è un'apertura notevole per un 17-1.2, no? Sì. 35 equivalente. Quindi il full frame mi dà più margine di manovra, gli altri formati meno, anche se la PSC è la via di mezzo, giustamente. Allora, questa è l'accusa, adesso vediamo la difesa. Questo allora, è quello che pensano anche che ci chiedono i lettori. Molti lettori. Allora, premesso che in parte sono d'accordo, in effetti in alcuni ambiti fotografici, prendiamo ad esempio il matrimonio, dove purtroppo nei matrimoni italiani spesso ci si trova a fotografare in ambienti non estremamente fotogenici, cioè quando facciamo i matrimoni con persone straniere, inglesi, eccetera, eccetera, scelgono delle location molto belle, si preparano in location veramente molto belle, per cui lì... Cioè, tutto è facile, no? È più facile.
È già composta. È già composta. Mm. Quando ti trovi in una stanza piena di elementi di distrazione, eccetera, è normale che sfocare. La foto del pupo, la scarpa. Sì. Sì, sfocare, avere la possibilità di sfocare molto, quindi ridurre gli elementi distraenti, così sicuramente è un aiuto. Ascoltate bene. Tolta questa parentesi, ragazzi, io vi invito a riflettere su una cosa. Quante foto dei grandi maestri, non noi, noi siamo gli ultimi degli ultimi, quante foto dei grandi maestri hanno utilizzato ottiche molto luminose per scattare le loro immagini? Poche, la maggior parte, una volta si diceva F8 un 125esimo e poi c'è la strada per te, no? Cioè nel senso che vai, scatta e non rompere le balle. Questa era un po' la filosofia in sintesi, scusate il francesismo, ma è vero, cioè, e non a caso una volta erano dei maestri della composizione. Oggi chi si abitua con diaframmi iperaperti spesso è talmente disabituato a leggere il contesto e a sfruttare il contesto che poi perde un po' capacità sul comporre. Quindi per quanto mi riguarda è chiaro che è vero, il full frame mi dà la possibilità di sfocare di più ed è vero ragazzi, si vede la differenza anche in stampa, si vede a monitor, si vede anche in stampa. A dire la verità pensavamo che si vedesse. Sì, a dire la verità pensavamo che si vedesse meno, sinceramente. Un confronto proprio alla pari non l'avevamo mai fatto. La prima volta devo dire che si vede in maniera abbastanza palese. Però, soprattutto tra full frame e micro 4 terzi. Però devo dire che è anche vero, Roberto, che se io avessi avuto, come in questo caso, per me lo sfocato del full frame è eccessivo, cioè il rapporto fuoco-soggetto e fuori fuoco è eccessivo, no? O quantomeno, se io avessi voluto meno sfocato avrei dovuto chiudere, come hai detto te, di un paio di stop, quindi da 1.4 vado praticamente a, mettiamo allo stesso risultato, ci vuole almeno 2.8 tranquillo, anche 2.8, parlo del 17 mm. Ora, vuol dire salire anche, Roberto, di ISO o allungare di molti tempi. Salgo di ISO, quindi ok, ho, se vogliamo, la possibilità di sfocare col full frame, ma spesso mi trovo ad ISO molto più elevate col full frame, che vuol dire che una gamma... Ma difatti questo è il discorso dei micro 4 terzisti che dicono io ho tanta profondità di campo con ISO bassi rispetto a quello che dovrei fare con un full frame. Sì. Stessa PDC... con ISO di 2 o 3 stop superiori, sì. Quindi vado a compensare, è la coperta corta. È una coperta corta, allora, io personalmente, ma questo è anche lo stile di fotografia, per me la relazione sfondo-soggetto è molto importante, io sono un maniaco della composizione, faccio molta attenzione, ho una grande abilità, perché l'ho acquisita nel tempo, perché vengo dalla Leica con sistemi a telemetro, per cui tu vedi tutto a fuoco, no? Non c'è il discorso dello sfocato, eccetera, e quindi io mi sono allenato a notare molto lo sfondo. Quindi per me, in realtà, per me già lo sfocato del 17.1.2 è già tanta roba, cioè, capito? Sì, ma questa, la tua però è vero, è una filosofia, è una filosofia di scatto la tua. No, è una filosofia di scatto, poi sono d'accordo, dicevo che la differenza c'è, quindi, infatti lo diciamo sempre, se uno è abituato, insomma, o quantomeno ha uno stile fotografico, diciamo in maniera più corretta, che è votata allo sfocato, questo sfocato così pastoso, così cromoso, ormai come tutti lo definiscono, beh, sicuramente andate su full frame, ragazzi. Cioè, il 17.1.2 non ce la fa. Ecco, diciamo le cose come stanno, non ce la fa a darti quella cosa. È anche vero che comunque ti dà, secondo me, Roberto, un sufficiente sfocato per far staccare molto bene il soggetto dallo sfondo. Perché se noi guardiamo l'immagine, cioè, sì, è vero che... No, sicuramente ti stacca dallo sfondo un 1.2, sì. Un 1.2 comunque. Sì, un 1.2, sì. Ma non ti dà, come poi vedrete nei particolari, quell'effetto appunto di stacco dei piani, sì, tridimensionalità. Sì, non te lo dà, sì, siamo d'accordo. Sulla PSC Fuji invece ci va molto vicino. Sì, se volete il compromesso ideale, in effetti, cioè non volete l'impegno, l'ingombro, il costo di uno sistema full frame e volete, diciamo, una via di mezzo e ci tenete, insomma, lo sfocato, la PSC in effetti con ottica 1.4 può darvi una soluzione simile al full frame, se non saliamo, come il full frame. Se saliamo di focale si accentua ancora di più il bokeh. Sì. Già il 35-1.4, sì. Poi il 56 non ne parliamo, insomma, sì. Quindi... sì. Comunque, ragazzi, la domanda è: posso ottenere lo stesso effetto, lo stesso look full frame con formati più piccoli, soprattutto il micro 4 terzi? No, no, onestamente, no, non ci si riesce. Anche in stampa la differenza si vede, non solo a monitor. Però è anche vero, ragazzi, che comunque si riesce lo stesso anche col 17.2 ad avere uno stacco di cosiddetto dei piani, cioè soggetto, sfondo, tale che l'immagine comunque funziona. Cioè, poi, se volete il super sfocato, la super pastosità,
dovete andare con un full frame o con una PSC ma ottiche iperluminose come un 1.4. Questo so che per alcuni sembra che abbiamo scoperto l'acqua calda, in effetti, però molte persone, Beh, un scoperta confronto dell'acqua calda, 17.1.2 però 1.4 su stampa penso che sia una delle poche volte che si è visto. sì, Anche esatto. per noi è stata un'esperienza nuova Sì, non stampare solo su così. stampa, ma poi quante persone hanno confrontato poi il 17.1.2, il 35.1.4, tra l'altro un signor 35.1.4 Sigmart e il 23.1.4 Fuji, quindi tre ottiche stellari, l'una a fianco all'altro e non tante volte. Io questo dubbio ce l'avevo, cioè sinceramente io stesso che non amo l'attrezzatura ingombrante, grande, eccetera, tante volte mi sono detto, ma sai, ti dico, il mio 4 tesi, sto più leggero, eccetera, e mi dà praticamente quella praticità che sicuramente il full frame non ti dà, è inutile girarci intorno. Però me lo sono chiesto, ma riesco con l'1.2 a avere quella pastosità che otterrei col full frame? Onestamente no, non ci si riesce. Guarda, se vogliamo fare i pignoli, Roberto, una cosa, siccome in alto e in basso, nella foto del ritratto, chiaramente il 4 terzi è più alto e più stretto, no? Per il rapporto, lì avremmo dovuto fare un passo per Un po' avere più, la stessa sì, inquadratura avvicinarci un pochino, un peletto. e quindi un pochino di sfocato in più l'avremmo ottenuto, quantomeno anche come resa prospettica. Il discorso è, ragazzi, se volete la praticità e volete avere delle ottiche stellari, il 17 mm vi dà tutto questo, vi permette di avere uno stacco dei piani sufficiente, tranquillamente, quasi come un full frame, non come un full frame, ma quasi, e vi permette tranquillamente di fare anche stampe di grande formato senza nessun tipo di paranoia. Questa è la cosa importante. Fuji è, tirando le somme, quello che ci dà il look, e quindi è vero che nel JPEG Fuji effettivamente ti offre dei colori più belli, è vero, abbiamo fatto vedere a diverse persone e seppur tutti hanno riscontrato che i colori non erano completamente naturali, però l'immagine nel suo insieme era più bella, cioè era più calda, più piacevole, l'equilibrio cromatico, e lì si vede la scienza del colore che Ah, Fuji come costruttore di pellicole certo. probabilmente sa. Sony ovviamente ti dà la pastosità, ti dà la resa d'alto ISO, però tenete conto che il full frame ha anche dei contro che sono Ingombro, costi, l'ingombro e i peso. costi, e poi anche il fatto che se vuoi più profondità di campo devi necessariamente chiudere il diaframma e quindi salire un po' di ISO. Questa è un po' la nostra idea. Direi, tra l'altro, ragazzi, che se volete, Sal Digital ci ha dato la possibilità di offrire ai nostri amici, quindi a voi, di uno sconto delle stampe. Basta che andate in descrizione a questo video, c'è un codice che dovete copiare, insomma, incollare al momento dell'ordine. Quindi avete uno sconto e potete usufruire delle ottime, perché le ripetiamo, veramente ottime. Tra Certo, l'altro, imballate molto bene, certo. Roberto, rigide, quindi con dentro i tubi rigide. Tra una stampa all'altra c'era della carta acid free. Questa è una cosa che io apprezzo molto. Quindi, un laboratorio serio, devo dire la verità, lo dico da stampatore, laboratorio serio. E così anche i nostri lettori potranno fare le E prove, poi, se vedere. volete fare delle prove, ragazzi, fatele anche voi, fateci sapere la vostra opinione, perché per l'amor del cielo non è che siamo portatori del verbo, cioè queste sono le nostre prove, le nostre opinioni, però se voi avete idee diverse o fate prove che ci dimostrano il contrario, ma è utile per noi, è utile anche per Tantissimo, tutti gli per altri, tutta la comunità. per tutto il nostro pubblico, ok? Va bene, ragazzi, speriamo di aver dato, insomma, La risposta alle loro la domande. risposta alle vostre domande, vi ho dato qualche input. Insomma, se avete domande o richieste di approfondimento, cercheremo di rispondere come facciamo di solito. Noi ci vediamo al prossimo filmato. Ricordatevi in descrizione codice sconto per le stampe se volete stampare con Saldigita. Ci vediamo la prossima volta. Ciao, ragazzi. Ciao ragazzi.